Ormai ne siamo convinti tutti, l'uomo è un animale. Un animale come tutti gli altri che girano qua sul pianeta. Un pianeta sul quale, grazie a particolarissime condizioni astrofisiche, la vita ha potuto evolversi fino a questo punto. Un animale come gli altri che conosciamo. L'unica differenza è che gli è stato dotato dalla natura, grazie a una peculiare evoluzione, di una complessa, straordinaria funzione che comunemente chiamiamo ragione. Con la ragione l'uomo è diventato lentamente dominatore del mondo, egli manipola tutto ciò che accade. Può farlo perché ha scoperto il principio e poi elaborato il principio che lega gli accadimenti l'uno all'altro, il principio di causalità. Il rapporto, insomma, tra causa e effetto, sia nell'infinitamente piccolo, il bosone di Higgs, sia nell'infinitamente grande, come l'espansione delle galassie. Sentiamo come lo tratteggia Sofocle, poeta tragico del V secolo. Nell'Antigone, bellissimo dramma. Molte meraviglie vi sono al mondo. Nessuna meraviglia è pari all'uomo. Ha preso la parola e il pensiero, pieno di risorse, mai sprovvisto di fronte a ciò che lo attende. Ha trovato rimedio a mali irrimediabili. Solo alla morte non può sfuggire. Padrone assoluto dei sottili segreti della tecnica, può fare il male quanto il bene. L'uomo, insomma, è stato dotato di questa incredibile funzione che lo ha posto sul gradino più alto della vita nella natura. Padrone assoluto dei sottili segreti della tecnica. Pronto oggi a iniziare la conquista del cosmo. Ma. E questo ma ha un peso enorme su di lui. Perché proprio in quanto detentore del segreto della causalità, l'uomo ha visto, anzi, non ha potuto non vedere, non ha potuto non vedere dentro il proprio destino. Egli adesso vede la nascita, quando, secondo Plotino, veniamo gettati nello spazio e nel tempo. Vede la vita costellata da tutte le sue vicissitudini, la lotta per la sopravvivenza, e poi la vecchiaia, il corpo che decade fino a farsi spettrale, e quindi la morte, l'annientamento, la putrefazione, il farsi polvere. Questa visione è devastante e ha un nome ben preciso. La visione tragica dell'esistenza. Tanti filosofi, poeti, scrittori l'hanno descritta, a partire dai tragici greci, e poi via via fino a Leopardi, a Schopenhauer, ai nostri poeti italiani del Novecento. Ma tutti noi l'abbiamo vissuta, ne siamo a contatto continuamente. Essa è condizione della nostra vita, ineludibile. E vi è una storia che fa parte della tradizione buddista che è emblematica di questa situazione. È la storia del principe Siddhartha, il futuro Buddha. Sentiamone la sintesi. Il principe Siddhartha viveva in un palazzo dorato chiuso senza contatti con l'esterno. Perché il re, suo padre, non voleva che il figlio venisse a contatto con la vita reale. Egli doveva vivere di arti, compagnie, divertimenti, senza mai
conoscere ciò che esisteva fuori dal palazzo. Ma un giorno Siddhartha volle capire e decise di uscire, di andare a vedere cosa ci fosse là fuori. E scoprì che la vita al di fuori era completamente diversa. Vide la miseria, la fame, la malattia, la vecchiaia e anche la morte. E ne rimase sconvolto, perché non conosceva nessuna di queste situazioni. Allora fuggì dal palazzo e andò a vivere in solitudine perché voleva liberare tutti gli uomini dal peso di quel dolore. Questa storia ricalca esattamente la situazione dell'uomo che attraverso la ragione scopre la visione tragica dell'esistenza. La ragione lo ha costretto ad uscire dal palazzo dorato e lo ha messo davanti alla realtà. La nostra vita animale era il palazzo dorato nel quale vivevamo, ignari di ciò che accadeva fuori. La vita da uomo, invece, pur donandoci il potere di dominare, ci immerge irreversibilmente nella visione tragica dell'esistenza.